In questo video introduciamo il discorso sulla scuola di Chicago. Di cosa si tratta? Due parole su Chicago. Nell'area occupata dall'attuale città fu realizzata una capanna da un abitante di Santo Domingo. Siamo nel 1779 e per circa mezzo secolo a questa prima capanna se ne aggiunsero altre poche, 4-5. Nel 1823 la città contava circa 250 abitanti, secondo le notizie degli storici. Ma a metà del secolo, a metà 800, gli abitanti erano arrivati a 30.000. La città aveva uno sviluppo tumultuoso. Nel 1871 un grande incendio distrusse gran parte della città. Iniziò quindi la ricostruzione, ma questa ricostruzione all'inizio fu molto disordinata, con l'edificazione di edifici, di grossi edifici per uffici abbastanza brutti. C'era dunque la necessità di indirizzare, di guidare questo sviluppo tumultuoso, anche urbanistico, legato allo sviluppo economico. Ma perché questo sviluppo economico così intenso? In parte legato alla bonifica delle campagne circostanti, cosa che aveva consentito la produzione di grandi quantità di cibo, non solo per gli uomini, ma anche per le bestie, per gli animali da allevamento, soprattutto suini e bovini. E legato allo sviluppo dell'allevamento c'è poi lo sviluppo dell'industria dei salumi. Chicago divenne in breve tempo il più grande mercato al mondo del grano. Inoltre c'è da fare una considerazione che grazie al sistema dei grandi laghi del Nord America e ai fiumi e ai canali navigabili, la città era in sostanza in contatto con l'Oceano Atlantico, quindi era anche un porto e poteva quindi inserirsi nell'ambito delle grandi rotte, commerciali marittime. Le rigogliose foreste nelle aree intorno alla città favorirono inoltre lo sviluppo di una notevole industria del legno, della lavorazione anche dei legnami, cosa che fu molto utile ai coloni americani che andavano a conquistare le regioni occidentali del paese. Allora, un gruppo di architetti e ingegneri, guidati dall'ingegnere William Le Baron Jenney, cercarono di guidare questo grande e tumultuoso sviluppo urbanistico, architettonico, legato allo sviluppo economico, cercando di produrre edifici di più alta qualità architettonica e cercando anche di guidare lo sviluppo urbanistico della città. Le Baron Jenney era ingegnere e aveva studiato presso l'École Polytechnique di Parigi. Presso il suo studio si formarono tutta una serie di progettisti, architetti e ingegneri, che formeranno poi una seconda generazione di progettisti. Tra questi Daniel Barnim, John Welborn Root, Dankmar Adler, Sullivan. Il nuovo tipo di edificio che prende piede nella città è il grattacielo, l'edificio a torre molto alto, reso possibile dai nuovi materiali che forniva l'industria, e quindi in particolare l'acciaio, grazie alle fondazioni a platea, in calcestruzzo armato con delle barre di acciaio che erano in sostanza dei binari ferroviari, ma grazie anche all'ascensore, ma non tanto al meccanismo in sé, ma piuttosto grazie ai sistemi di sicurezza che consentivano l'utilizzo dell'ascensore in ambito residenziale o nel campo degli uffici, eccetera. E poi ancora il grattacielo è possibile grazie anche al telefono e alla posta pneumatica. In un ufficio di decine di piani era importantissimo avere una comunicazione rapida tra un piano e l'altro. E allora vediamo un po' quali sono i primi edifici che rientrano in questa produzione architettonica. Uno dei primi che possiamo ricordare, proprio dell'ingegnere Le Baron Jenney, è il primo Light Tower Building di Chicago, 1879. Primo perché poi ce ne fu anche un secondo alcuni anni dopo. Bene, l'edificio è molto moderno. Abbiamo però due tipi di struttura. Una struttura mista. All'interno abbiamo pilastri in ghisa, disposti secondo una rigorosa maglia rettangolare e collegate da travi interne in legno. Invece in facciata abbiamo pilastri mattoni, collegati da travi in ferro, rivestite ancora da mattoni. Questo edificio fu demolito nel 1972. Un dettaglio delle pareti esterne, notiamo i pilastri di mattoni collegati da travi
di acciaio, però rivestite da questi mattoni a vista. Abbiamo quindi tra un pilastro e l'altro, e tra un solaio e l'altro, pareti interamente vetrate, che sono però irrobustite da questi pilastrini in ghisa. Questo è il secondo Lighthouse Building, siamo nel 1889. Questa è una foto d'epoca, notare le auto d'epoca. Ed è un edificio che appare moderno ancora oggi. In realtà, più che di un grattacielo, qui parliamo di un edificio dove prevale lo sviluppo orizzontale su quello verticale. E la cosa interessante è che abbiamo la struttura portante che è espressa all'esterno. Non abbiamo una tradizionale facciata disegnata, come negli edifici tradizionali, con basamento, una parte centrale, eventuali lesene, eccetera, cornici marcapiano, ma qui abbiamo la struttura portante all'esterno. In realtà anche qui abbiamo una struttura mista con pilastri in acciaio all'interno e pilastri in mattoni all'esterno. E anche qui abbiamo queste grandi vetrate tra pilastro e pilastro, che possiamo vedere in questa foto più recente, e ancora meglio in questa foto. Notare che per quanto essenziale e asciutta sia la composizione, restano tuttavia dei riferimenti, come per esempio vediamo in questi capitelli, corrispondenti ai pilastri principali, restano dei riferimenti, sia pur tenui, al linguaggio classico. Questa è un'immagine contemporanea e possiamo in questa immagine meglio apprezzare la modernità di questo edificio, che, ripeto, risale alla fine dell'Ottocento. Ecco, ma particolarmente importante quest'altro progetto, quest'altro edificio dei Le Baron Jenney, lo Home Insurance Building. Siamo nel 1885. Ebbene, questo non è un qualunque edificio per uffici, ma è il primo grattacielo della storia, almeno secondo ciò che dicono gli storici. È il primo grattacielo a struttura interamente metallica, quindi sia la struttura interna che quella esterna. Purtroppo di esso non rimane nulla, perché fu demolito all'inizio degli anni 30 per far posto a un nuovo edificio più alto che consentisse un migliore sfruttamento economico dell'area a disposizione, il tasso di occupazione del suolo. Anche qui abbiamo tutta la struttura portante mostrata in maniera chiara all'esterno, le ampie campiture vetrate tra un pilastro e l'altro e le finestre in genere divise da pilastrini in ghisa. Restano dei riferimenti, sia pur tenui, al linguaggio classico, in queste cornici marcapiano e in questi capitelli. La pianta del primo grattacielo è una pianta U, e questa pianta U diventerà tipica di molte costruzioni di Chicago, ed era una pianta che consentiva di raccogliere meglio la luce solare e quindi di avere una migliore illuminazione degli uffici. Al centro di solito c'era il corpo scale e ascensori, qui abbiamo le scale, qui abbiamo una serie di ascensori, servizi, quindi le scale e gli ascensori, cioè gli elementi verticali, di connessione verticale, conducono a questo atrio per ogni piano, che si collega poi ai corridoi che sono spazi di distribuzione per i vari uffici. Notare la struttura portante disposta secondo la maglia estremamente regolare. Ecco, ma si diceva che questo grattacielo, lo Home Insurance Building, fu demolito per far posto al Field Building, che occupava il suolo in maniera più efficace, essendo molto più alto. Ma se scorriamo rapidamente queste immagini, vediamo come il concetto di molto più alto è evidentemente un concetto relativo all'epoca. Se confrontiamo l'altezza del Field Building con gli edifici contemporanei, vediamo che c'è una notevole differenza, come appunto mostrano queste immagini tratte da Google Maps. Bene, questo altro edificio è interessante. È un edificio di 16 piani, ma è interessante perché è tutto realizzato interamente in mattoni. Naturalmente questo cosa comportava? Comportava delle pareti di grande spessore, soprattutto nelle parti basamentali,
pareti che arrivavano a 90 cm di spessore, quindi un uso non molto efficace degli spazi interni che in gran parte erano appunto occupati dalle murature. Anche qui abbiamo fondazioni a platea in calcestruzzo armato. È ancora oggi il più alto edificio mai realizzato con struttura in mattoni. Ma è interessante perché le scale interne sono in alluminio ed è il primo caso in cui l'alluminio è utilizzato in maniera strutturale. Qui vediamo una foto contemporanea in cui si può apprezzare la modernità dell'edificio, che certo è stato sottoposto a una serie di ristrutturazioni, di restauri, ma resta la fedeltà al progetto originario. I progettisti di questo grattacielo sono Barnum e Wright, che saranno tra i massimi protagonisti della scuola di Chicago, ma anche coloro che la affosseranno definitivamente, come vedremo fra un po'. E allora, degli stessi architetti è il progetto del Reliance Building. Ecco, questo è un grattacielo con struttura interamente in acciaio ed è caratterizzato dalla sovrapposizione di piani tutti uguali. Prevalgono queste linee orizzontali corrispondenti ai solai dei vari piani. Ecco, in questo caso non abbiamo una esibizione all'esterno, un'espressione all'esterno della struttura portante, ma abbiamo anzi una dematerializzazione della facciata grazie all'uso di queste ampie vetrate. Quindi c'è una netta prevalenza di superfici vetrate rispetto alle parti piene. Ed è totalmente assente ogni riferimento a stili del passato. Esiste sì una componente decorativa, ma è assolutamente moderna. Un edificio dunque molto funzionale, razionale, essenziale. E potremmo dire che anticipa le opere degli architetti del movimento moderno in Europa, e quindi in questo modo gli Stati Uniti si pongono all'avanguardia rispetto all'Europa, anche nel campo dell'architettura. Superano l'Europa. Qui abbiamo dei dettagli delle facciate del Reliance Building e effettivamente vediamo che ci sono questi elementi decorativi, ma sono forme geometriche, stilizzate, che non hanno nulla a che fare con gli stili del passato. E qui troviamo la tipica finestra di Chicago, una finestra formata sostanzialmente da tre parti, una parte centrale più ampia, fissa, e due parti laterali apribili. È inutile dire che ancora oggi questo edificio, che risale alla fine dell'Ottocento, appare come un edificio moderno, contemporaneo, e quindi si ha un'idea di quanto dovesse essere avanzato rispetto ai tempi in cui fu realizzato. Però, dicevamo, furono proprio gli architetti Barnum e Wright a sancire la fine della scuola di Chicago. Perché quando fu bandito il concorso per l'esposizione universale di Chicago del 1893, questi architetti vinsero il concorso, ma con dei progetti assolutamente classicisti. Quindi ci fu un drastico ritorno all'architettura classica, ovvero neoclassica. Questa è l'immagine di uno dei progetti, il Fine Arts Building. Un'immagine del complesso espositivo che appare come una riproposizione di una città romana, con edifici assolutamente classicheggianti che si riferiscono direttamente all'antichità romana o a edifici del Rinascimento italiano, per esempio. Ecco, qui abbiamo una scopertura che ricorda molto quella della Basilica di Vicenza o di Padova, quindi edifici rinascimentali italiani. E non a caso notiamo la presenza in questo specchio d'acqua delle gondole che furono fatte arrivare direttamente dall'Italia con relativi gondolieri. Dunque una involuzione totale, un improvviso ritorno all'architettura del passato e l'improvvisa interruzione di questo grande sviluppo che stava avendo l'architettura americana tramite la scuola di Chicago. Bene, per ora ci fermiamo qui. Buon lavoro.